Nel territorio della circoscrizione 2 c'è un polo integrato sulla disabilità che Candido Cannavò, da sempre attento ai problemi delle persone disabili, definì uno splendido monumento alla solidarietà. Si tratta dell'associazione CPD, della cooperativa Al Punto e dell'agenzia Forma, che da anni collaborano insieme per venire incontro alle esigenze dei cittadini in difficoltà. Fra i progetti di punta che l'associazione CPD porta avanti, insieme all'AVO, Associazione Volontari Ospedalieri, c'è contrasto alla solitudine, voluto dalla Regione Piemonte per alleviare la solitudine delle persone anziane. Contrasto alla solitudine è un progetto della Regione Piemonte realizzato dalla CPD e dall'AVO nell'anno 2004-2005, per contrastare la solitudine e le difficoltà ordinarie di anziani e disabili, soprattutto assistendole in un periodo critico come potrebbe essere quello estivo. Dall'anno 2005-2006 il progetto si è esteso anche nei mesi invernali primaverili, coinvolgendo circa 4.000 persone tra utenti e volontari. Questi volontari sono impegnati in varie gite all'interno della città di Torino, ma anche fuori. Presso l'associazione CPD è anche attivo un servizio di consulenze che in tanti anni ha aiutato molte persone in difficoltà, il punto OK. Mi è stato chiesto di parlare del servizio punto OK e quindi vi devo dire che è un servizio rivolto alle persone in difficoltà, persone giovani, meno giovani, anziani. È gestito tramite telefono, ovvero sia richieste telefoniche da parte degli utenti. Il punto le verifica, dopodiché stabilisce se e che cosa fare, perché ci sono determinate richieste che non possono essere esaudite da nessuno in quanto sono fuori da leggi, decreti e regolamenti. Questo servizio è sviluppato su due settori, un punto consul ed un punto info. Il punto info dà le risposte quantomeno più immediate possibili, telefoniche e non telefoniche. A volte l'utente viene qui da noi, ci parla, ci chiede e noi diamo le risposte che possiamo dare. Il punto consul invece è più specifico e riguarda richieste particolari che fanno riferimento a barriere architettoniche, soprattutto quindi sull'architettura, sul legale e su medicina legale. L'associazione CPD fornisce però anche altri servizi, un servizio di trasporti leggeri, di compagnia e commissioni quotidiane per le persone anziane e sole. L'organizzazione del 3 dicembre, Giornata internazionale delle persone con disabilità, evento di sensibilizzazione al tema dell'integrazione in società delle persone disabili. Il progetto Turismabile, che si occupa di promuovere il turismo accessibile in Piemonte attraverso l'elaborazione di percorsi e itinerari senza barriere. Infine Pegaso, trasmissione televisiva sul sociale in onda ogni settimana su diverse emittenti televisive locali piemontesi. Altre due attività importanti sono gestite dalla cooperativa Al Punto, il servizio di trasporto delle persone con disabilità a visite ed esami medici, è il centro diurno finalizzato all'inserimento lavorativo. I trasporti vengono effettuati con 11 mezzi attrezzati, sono tutti mezzi che consentono all'utente di salire e scendere senza alcuna barriera architettonica. Le priorità esistono, infatti al momento della prenotazione, se dovessimo accorgerci che l'utente non dispone di un ascensore accessibile, oppure altre barriere architettoniche, noi diamo una priorità alta e ovviamente daremo anche un mezzo compatibile per gestire al meglio la situazione. Nella città di Torino, grazie alla convenzione della consulta per le persone in difficoltà, il servizio è completamente gratuito. Chiediamo un rimborso spese solamente nel caso che l'utente dovesse recarsi in destinazioni fuori Torino. L'agenzia Forma, infine, organizza corsi di formazione in ambito assistenziale e sanitario. L'associazione CPD si trova in via San Marino 10, la cooperativa Il Punto e l'agenzia Forma si trovano in via San Marino 21/23. Per ogni vostra esigenza, vi aspettiamo.